Oggi io sono convinto, ed è la proposta che ho fatto anche al governo, che dobbiamo superare questa fase passando dalla stagione dei divieti, che era assolutamente doverosa in una prima fase di contenimento, alla stagione delle regole. Cosa significa? Che noi dobbiamo incominciare, e sono d'accordissimo, come chiede il governo, io sono d'accordissimo a fare dei protocolli con le categorie a livello nazionale, e penso che questa settimana sia il termine entro il quale sia necessario farli per tutti. Dopodiché, quando vengono stabilite queste regole attraverso i protocolli, dobbiamo dire chi è in grado di rispettare quelle regole può riniziare ad aprire, a lavorare e a vivere la vita, non dico normale, ovviamente perché non siamo in una situazione normale, ma una vita più con quelle libertà che davamo per scontate fino a qualche settimana fa, che oggi purtroppo scontate non sono più. Perché oggettivamente diventa difficile andare a spiegare, comprendendo benissimo le scelte di carattere economico che condivido, tenete presente, quindi non c'è alcun dubbio, però diviene difficile spiegare a una persona che magari ha un salone di estetico, di parrucchiere, che magari con quel salone mantiene la sua famiglia, mantiene i propri figli, dire che quella persona è un pericoloso rischio pandemico quando apriamo magari realtà manifatturiere che hanno 2.000-3.000 persone nello stesso momento sul posto di lavoro. È chiaro che è stato fatto un ragionamento quali sono le attività strategiche, quali sono le attività per esso, condivisibile oltretutto, però non penso che una persona gli si può giustificare che non può mantenere se stesso perché non è strategico.